Via Roma 34, San Casciano in Val di Pesa, ci sono due pietre d'inciampo, le prime del territorio della città metropolitana di Firenze. Tra l'altro venne a installarle proprio l'artista che le ha pensate, Gunther Demnig. Con il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi, com'è stato un po' il percorso per arrivare all'installazione delle pietre d'inciampo e poi che cosa è diventato Via Roma 34? Noi siamo inciampati in questo progetto per caso e ci ha fatto subito pensare a un progetto veramente importante, perché dare quotidianità a quello che è la memoria, a quello che è il ricordo, creare delle pietre appunto di inciampo che vanno a far sì che le persone si fermano, trovano un secondo per guardare a terra e capire che quello che è stato durante il passaggio del fronte, ma tutto il periodo nazifascista, ha ripercussioni anche oggi, e questo deve farci capire che gli orrori di quella guerra, gli orrori di quella terribile sciagura per tutta l'umanità possono essere ricordati anche con piccoli gesti, anche inciampando su una pietra messa con i nomi delle persone che anche qui a San Casciano sono state portate via, sono state caricate su un treno e mandate ad Auschwitz. Qui nella San Casciano, qui nel Chianti, trovare di nuovo un modo per far dare memoria a persone normalissime che hanno subito la guerra ancora di più di tutto il nostro territorio. Via Roma 34 è diventato anche uno spettacolo teatrale. Sì, grazie alla regia di Tiziana Giuliani abbiamo preso la storia di queste due famiglie che si erano trasferite qui a San Casciano, e grazie a una sceneggiatura veramente bella fatta anche da attrici e da attori e anche tanti ragazzi e ragazze del nostro territorio, siamo riusciti a mettere questo spettacolo che ha vinto il premio Matteotti a livello nazionale. Ecco, noi siamo in via Roma 34, il palazzo non è più come quello dell'epoca perché fu bombardato, tra l'altro girandoci dalla parte opposta, proprio di fronte c'era il comando dei tedeschi. Questo ci fa capire anche questo mondo così convulso, così difficile da sostenere, proprio qui dove due famiglie erano scappate da Firenze, erano venute a trovare riparo, si sono trovati il comando tedesco nazifascista proprio nel palazzo di fronte a dove abitavano. E qui dove si dice che la banda Carità riuscì a raggiungerli, probabilmente anche con una soffiata di qualche persona del posto, trovarono, prima furono portati via due membri della famiglia, due uomini, perché le donne e i bambini per ancora un po' si salvarono nascondendosi a Firenze. Anche per loro la sorte non fu poi così fortunata, tranne per la piccolina. Infatti qui, come possiamo vedere, le pietre d'inciampo sono due, di Paolo Stelfeld e di Giacomo Modigliani, che furono proprio le persone che qui vennero arrestate, mentre poi Elena Castelli e piccolo Vittorino Modigliani furono presi a Firenze. Firenze, sì, portati a Villa Triste e poi da lì anche loro verso Fossoli, che era il campo di smistamento in Italia, e poi mandati ad Auschwitz. Bene, ringraziamo il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi per la sua testimonianza, torniamo a Firenze.